Grazie Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo. Oggi discutiamo di questo provvedimento perché dobbiamo dare una risposta a tutte quelle donne, adulte, giovani, minori, che sono più vulnerabili, che soffrono e che hanno bisogno di essere difese. Per questo siamo qui. Sugli strumenti per farlo possiamo anche non essere del tutto d'accordo, possiamo confrontarci, possiamo accendere il dibattito e anche alzare i toni, però una risposta la dobbiamo dare e ognuno di noi deve assumersi la responsabilità oggi della risposta a queste persone, senza alcuna perplessità, perché se non sono garantite la salute, l'integrità fisica e psichica e la dignità della donna, è fallito il nostro ruolo di parlamentari, di cittadini e, permettetemelo, di uomini. Quella di oggi può essere una data storica, perché quella di oggi può essere una giornata in cui lo Stato smette di assistere inerme alle tragedie e ai drammi e inizia ad esercitare in pieno le sue prerogative, in cui affermiamo con il voto che i sacrifici di troppe donne non sono stati del tutto vani. Per questo vi invito a trattenere e a spegnere la fiamma della polemica e magari a dire di sì e non sempre no, a fare in modo che da domani per le donne la vita sia un po' più facile e un po' più serena, che lo sia soprattutto per quelle donne che vivono nella paura, troppo spesso peraltro generata da parte di mani conosciute, che sono oggetto di minacce, che subiscono frustrazioni, violenze, che vedono la loro immagine violentata da uomini senza scrupoli, e lo dico da uomo, da uomini di cui mi vergogno. Siamo purtroppo eredi di una storia di enormi condizionamenti, ci ricordava San Giovanni Paolo II in una sua mirabile lettera. Condizionamenti che in tutti i tempi e in ogni latitudine hanno reso difficile il cammino della donna, hanno travisato le sue prerogative e l'hanno non di rado emarginata e persino ridotta in schiavitù, impedendole di essere fino in fondo se stessa e contemporaneamente impoverendo l'intera umanità della ricchezza che solo lei può donare. Non sono bastati e non basteranno i dibattiti, le manifestazioni e nemmeno le leggi per cancellare questi condizionamenti. Da soli non bastano e non basteranno la testimonianza, l'educazione, il coraggio, ma di certo non può mancare il nostro voto. Ecco la risposta di cui abbiamo bisogno. Il voto a un provvedimento che è nato su iniziativa del Governo, specialmente dei ministri Bongiorno e Bonafede, e che ha trovato l'ampia collaborazione di molte forze politiche, di maggioranza e di opposizione, il sostegno di fondazioni, di associazioni, di gruppi che si occupano della lotta contro il femminicidio, contro lo sfruttamento, la violenza, contro i matrimoni forzati, contro il revenge porn, e che voglio ringraziare anche per l'opera di sostegno e assistenza che compiono ogni giorno. Colleghe e colleghi, ai mostri di cui le cronache giornalistiche ci restituiscono i ritratti non possiamo risparmiare nulla. Facciamo in modo che la forza dello Stato impedisca le loro perverse azioni. Con questo provvedimento inaspriamo le pene per i reati di violenza sessuale, introduciamo il delitto di revenge porn, di sfregio del volto, quest'ultimo punito con 14 anni di reclusione, e io dico finalmente. Inauguriamo una corsia preferenziale per chi soffre nel silenzio. Questa è la vera novità e che porterà quindi le persone offese ad essere ascoltate subito, entro 3 giorni, altro che fuoco di paglia. Impediamo che si celebrino matrimoni precoci e forzati, stretti con l'inganno e la sopraffazione. E qui ringrazio anche il ministro Stefani, che è qui presente oggi, per la sua battaglia che ha portato avanti per prima anche nella scorsa legislatura. E dopo aver votato, non dimentichiamoci
di quello che dovremo fare domani. Non dimentichiamoci di ascoltare, di vigilare, di educare, di cercare di prevenire e di reprimere. Non permettiamo che passino altri anni prima che lo Stato si accorga che qualcosa non va. Oggi possiamo intanto fornire strumenti anche agli operatori dello Stato, strumenti migliori per aiutare chi soffre. Facciamolo con convinzione, senza polemiche strumentali. Non è questa una guerra contro qualcuno, ma a difesa di chi soffre. Grazie. Grazie senatore Stellari. È iscritta a parlare la senatrice Minuto, ne ha facoltà.